tutti e benvenuti in questa breve guida per Urbex e Ghost Hunters. È una cosa semplice, sono giusto poche informazioni di base, molto semplici, ma soprattutto molto utili. Perciò ecco qua la breve guida, oh yeah! L'abbigliamento deve essere sempre funzionale al posto che si visita. Per esempio, è molto poco funzionale e anche molto controproducente fare un'esplorazione in pantaloni corti e maglietta a maniche corte e magari in ciabatte, come ho visto fare da alcuni, e in un posto dove magari bisogna attraversare dei rovi o delle ortiche, di certo non è una cosa simpatica. Allo stesso modo, come ho già detto, è poco funzionale fare un'esplorazione con i sandali o con le ciabatte. Come ho detto, ci sono alcuni che ho visto in alcuni video che vanno con le infradito nelle fabbriche abbandonate. Invece bisogna usare scarpe comode e protettive, soprattutto protettive. In ogni caso i vestiti, oltre che ad essere funzionali al luogo, devono essere protettivi e soprattutto non impedire i movimenti. In estate, sebbene possa fare anche tantissimo caldo, è sempre sconsigliato fare esplorazioni in pantaloncini corti e in maniche corte, perché se c'è da attraversare appunto qualche posto con dei rovi o sterpaglie o ferri che escono dai vari posti, nelle fabbriche abbandonate magari, in pantaloni corti e maniche corte c'è sempre il pericolo di farsi del male, a volte anche tanto male. L'ideale è indossare una maglietta di sopra con magari sopra una camicia di flanella o una camicia a maniche lunghe che protegga appunto da rovi o da urti o da tagli. Chiaramente se ci sono posti, magari una casa abbandonata dove per arrivarci non c'è da attraversare nessun boschetto di rovi così, allora si può evitare anche la camicia a maniche lunghe visto che fa caldo. Però i pantaloni, ricordatevi sempre, un paio di jeans. Il jeans è tessuto da lavoro, inventato apposta per sopportare urti e strappi, e li sopporta, ve lo assicuro. È il tessuto migliore per fare esplorazioni, quindi i jeans sono i pantaloni migliori perché vi proteggono da qualsiasi erbaccia, tipo ortiche, dai rovi e da urti contro ferri taglienti o cose arrugginite. Però ci vogliono dei jeans veri, non i jeans elasticizzati, quelli sottili sottili, che è come non averli. Un paio di jeans normali che proteggono e tengono né caldo né freddo, tengono la temperatura giusta e sono comodi. In inverno è essenziale coprirsi bene, però bisogna evitare indumenti ingombranti e voluminosi che magari si impiglino in giro, tipo maglioni di lana, quelli lavorati a mano, che sono belli, tengono caldo, però per fare un'esplorazione non vanno proprio bene. Bisogna evitare anche giacche a vento, perché sono fragilissime, e se c'è uno spunzone o un rovo con delle spine, alla prima esplorazione la giacca a vento la buttate via. Anche quella vi tiene caldo e tutto, però è fragilissima. L'ideale sarebbe un giubbotto di pelle, anche vecchio, anche distrutto, anzi più è vecchio più rovinato meglio è, così non vi interessa se lo rovinate, magari vi fate qualche graffio durante l'esplorazione. L'importante è che vi ripara questo giubbotto di pelle da tanti urti, anche dal freddo, e se non è abbastanza coprente sotto potete metterci tranquillamente uno o più maglioni a strati in modo da stare al caldo quanto più vi piace. Come pantaloni vanno benissimo i jeans, se avete freddo potete metterci sotto una calzamaglia, e ai piedi l'ideale sarebbe avere, mentre d'estate, un paio di scarpe da ginnastica. D'inverno l'ideale sarebbe avere degli anfibi. Gli anfibi perché ci sono tanti posti dove ci sono magari allagamenti, o magari d'inverno ha piovuto o c'è la neve. Con gli anfibi state sicuri che avete i piedi che vi ritenete al caldo e belli asciutti, e in più hanno una suola che fa una bella presa. O se no, come fa Gianna, come l'ha fatto lei nelle ultime esplorazioni, potete usare degli stivali da pescatore, quelli belli alti che arrivano anche al ginocchio, che forse sono anche più impermeabili degli anfibi, però
dovete stare attenti che abbiano la suola antiscivolo, perché tanti stivali non ce l'hanno, invece devono essere degli stivali da pescatore o comunque da pioggia che però abbiano la suola antiscivolo, perché in certi punti è facile scivolare e è meglio avere una suola che faccia presa, sia che sia una casa abbandonata o che sia una grotta o che sia all'aperto un sentiero in un bosco per arrivare nel posto abbandonato, è sempre meglio avere delle suole che fanno presa. Naturalmente il giubbotto di pelle, gli anfibi o gli stivaloni si possono usare anche d'estate, però quando fa caldo, tanto caldo, vi assicuro che il giubbotto di pelle è meglio evitarlo. Gli anfibi invece si possono usare anche d'estate, in posti magari dove c'è da fare tanta strada nei boschi o cose del genere, gli anfibi sono una bella cosa. La prima protezione è l'attenzione che si presta ai vari pericoli che ci possono essere nel posto che si sta esplorando. In ogni caso, in testa andrebbe sempre indossato un casco, possibilmente di quelli o da minatore, da cantiere, come uso io, o di quelli da esplorazione, da grotta, quelli da speleologo, che hanno anche l'aggancio per poterci mettere la luce davanti, come anche quelli da minatore. Se non trovate questi, va bene anche i caschi da bicicletta, ma non quelli da bicicletta da velocità con i tagli in mezzo o quelli affusolati con la bomba, no, quelli da downhill che hanno il casco che è molto simile a quelli da esploratore, a quelli da speleologo, la forma è molto simile, hanno anche questi l'aggancio per la luce di fronte e quindi vanno bene questi tre tipi di caschi. Da cantiere, da speleologo o da bicicletta downhill. Inoltre costano abbastanza poco, sono leggeri, si trovano molto facilmente in giro e averli in testa è sempre meglio che prendere colpi o che qualcosa accada in testa facendosi davvero del male. In fabbriche abbandonate dove magari c'è dell'amianto o polveri chimiche o comunque elementi chimici pericolosi, è sempre meglio indossare delle mascherine in faccia, ma non le semplici mascherine di tela e basta, di garza, di quella carta spugnosa, ma quelle che hanno col doppio elastico in modo che tengano bene, che aderiscano bene alla faccia, che non facciano spifferi, e con il filtro, uno o più filtri, perché queste qui filtrano davvero bene e se ci tenete alla salute dei vostri polmoni, usatele. Giubbotto di pelle, pantaloni lunghi, anfibi, sebbene facciano parte dell'abbigliamento, sono anche utensili di protezione e gli anfibi in più, se hanno la punta di metallo, possono essere usati anche per rompere rami e sfondare magari rovi che talmente intrecciati da dove non si passa e sono una cosa molto comoda. Un'altra cosa che è parte dell'abbigliamento ma soprattutto della protezione sono dei guanti protettivi. I guanti ideali sono dei guanti senza dita ma con un'imbottitura di sotto sul palmo della mano, perché così in inverno non ci scongelano le mani pur avendo le dita libere per manovrare i comandi delle varie fotocamere, videocamere, qualsiasi cosa che abbia comandi piccoli, perché vi assicuro che con i guanti interi ci ho provato, ma non si riesce, è troppo difficile, bisogna continuare, togli, metti, invece con dei guanti senza dita si lavora benissimo e non si congelano le mani. In più, d'estate, come in inverno, però d'estate non c'è bisogno di non congelarsi le mani, ma servono anche per arrampicarsi, anche in inverno, per arrampicarsi dove magari ci sono scalapioli arrugginite o muretti tutti sbrecciati dove a mani nude ci si può far male, o anche per spostare dei rovi che appunto a mani nude ci si può far male. L'ideale sono guanti da bicicletta, quelli appunto senza dita, con l'imbottitura sul palmo della mano, si trovano nei negozi da ciclista o da Decathlon a 4-5 euro, non di più, e sono una cosa molto comoda che protegge. Da non dimenticare le luci. Le luci possono essere torce, lampade a mano, lampadone, lampade frontali, quelle che più fanno comodo. L'importante è che facciano tantissima luce, perché più luce fanno, più ci vedete voi al buio, se ci sono posti bui, se fate un'esplorazione notturna, più le riprese e le foto vengono meglio, perché con tanta luce le riprese vengono bene.
ve lo assicuro, e penso che anche voi, avendo fatto qualche ripresa, vi siate accorti che più è buio, meno sono visibili le riprese, danno anche fastidio perché più c'è buio, più diventano tutte quadrature, perché il sensore delle macchine da presa fa fatica appunto a riprendere la poca luce che c'è. Quindi più luce c'è, meglio è. L'ideale sarebbe avere una o più luci fissate su un trespolo, un accrocchio, un'impugnatura, come mi sono fatto io. Vedete che c'è una luce di qua e una luce ancora più potente di sotto, e questo è l'aggancio dove fisso la videocamera. L'obiettivo poi viene in centro, e il motivo di avere tutto su un'impugnatura sola è che è più comodo, perché così se usa una mano sola e l'altra mano è libera per qualsiasi cosa. E in più tutte le luci puntano sempre dove si sta facendo la ripresa, e non, così non ci sarà mai più problema di fare riprese buie con magari la telecamera che riprende di qua e la luce puntata di là. Così sarà sempre tutto bello illuminato. Come avete visto, il trespolo io me lo sono fatto artigianale, quindi non c'è bisogno di spendere soldi, chissà quanti soldi, per farselo. È facilissimo costruirsene uno, quindi buon lavoro. Per finire, un coltello sarebbe una cosa molto comoda da portarsi dietro per tagliare eventuali rovi, rami che ostruiscono il passaggio, anche per sollevare magari tombini e vedere cosa c'è sotto, per aprire porte incastrate naturalmente senza rovinarle. Chiaramente deve essere un coltello che sia adatto a tale uso, perché se è un coltello più fragile vi si piega o vi si spezza la lama e non va bene, è come se non ci fosse. Inoltre il coltello, in caso di emergenza, se dovesse restare magari bloccati nel posto che state esplorando o in un bosco per arrivarci o per tornare indietro, con il buio, con la pioggia, un temporale, qualsiasi evenienza, potete benissimo usare il coltello per fare della legna, per farvi un fuoco e riscaldarvi, o per scaldare del cibo, eventuale cibo che potete avere dietro, e comunque anche se non ce l'avete, un fuoco per scaldarsi nella rara eventualità che doveste perdervi o restare incastrati o dover aspettare il giorno dopo, un bel fuocherello fa sempre bene. Naturalmente, per portare dietro coltelli bisogna seguire sempre le normative vigenti nello stato in cui si fa l'esplorazione, le normative vigenti sull'uso e sul trasporto di armi da taglio. In Italia abbiamo delle norme particolari che vi descrivo nel video coltelli, uso e normative, che trovate qui sotto nella descrizione di questo video che state vedendo. La prima cosa da fare per non farsi del male è non strafare e non fare mai nulla senza sapere quello che si sta facendo. Se una scala è traballante, non ci si sale. Se un pavimento si imbarca nel centro, non si passa da quella stanza, o se è proprio l'unico passaggio, si passa stando attaccati ai muri uno alla volta e con passo leggero. Se in una stanza c'è un ammasso di amianto o di qualcos'altro di pericoloso da respirare, si va via il più in fretta possibile senza toccare niente. Insomma, per non farsi nel male basta poco, è sufficiente prestare attenzione a dove ci si trova e saper valutare le varie situazioni e i vari pericoli, oltre a fare magari prima di andare qualche ricerca su internet che chiarisca la situazione del posto e le condizioni del posto che si andrà ad esplorare. Su internet si possono trovare anche tutte le informazioni storiche dei posti esplorati prima di andare a esplorarli, anche perché senza sapere nulla del posto, un'esplorazione resterebbe una semplice esplorazione in un posto abbandonato o poco più. Invece, cercando le fonti storiche, le varie leggende, le varie storie del posto, il posto prende vita, l'esplorazione cambia proprio senso, invece che esplorare posto anonimo, un'esplorazione fine a se stessa, diventa anche un'occasione di studio per imparare qualcosa.
come qualsiasi altro posto, anche luoghi abbandonati, anche più diroccati, meritano rispetto. Perciò, quando andate a esplorare, non rompete niente, non asportate niente, non imbrattate niente con vernici o altre sostanze imbrattanti. Lasciate tutto come avete trovato, anche perché solo facendo così si mantiene la memoria storica di questi posti, e se no andrebbero distrutti, e nessuno di noi vuole che vadano distrutti, vero? Visto che molto spesso gli stessi luoghi esplorati dagli urbex sono gli stessi esplorati dai ghost hunters, quello che ho detto fino adesso vale per tutte e due le categorie di esploratori. Inoltre, per i ghost hunters ci sono altri consigli che è sempre meglio seguire. Prima di tutto, se volete fare qualche rilevazione di campi elettromagnetici o cose del genere, o anche audio, spegnete qualsiasi cellulare, perché le onde del telefono rovinano e rendono non valida qualsiasi rilevazione. Non va bene perché i telefoni mandano onde e continuano a riceverne per cercare la rete, e non va bene perché queste onde vengono rilevate dai sensori che avete, i vari K2 o cose del genere, e che continuano ad accendersi. Voi pensate che ci sia chissà quale campo elettromagnetico, e invece è tutto causato dal vostro telefono. Naturalmente, se usate il telefono per fare le riprese o le foto che fate, allora sappiate che nessuna rilevazione che fate ha più nessun valore, purtroppo. Purtroppo è così, ma per fare delle rilevazioni insieme delle riprese dovete usare delle videocamere, delle fotocamere che non mandino segnali come il cellulare. Allo stesso modo, evitate applicazioni per smartphone, per cellulari, che simulano rilevatori di campi elettromagnetici o di termocamere o cose del genere, perché anche questi, figuratevi, se il campo del cellulare rovina le rilevazioni su uno strumento che riprende a distanza, figuratevi su se stesso. In pratica, quando usate queste applicazioni sugli smartphone, riprendono le stesse emissioni del telefono, quindi continuate a pensare che ci siano fantasmi, presenze, chissà cosa, invece è sempre il cellulare che rovina qualsiasi registrazione e qualsiasi rilevazione. Il K2 è comodissimo come rilevatore di campi elettromagnetici, è anche abbastanza affidabile, però è costosissimo, perché se lo cercate lo trovate solo online dai 50 euro in su. Io ho trovato tra i 50 e gli 80, ma ho visto anche che lo vendono anche a più di 100 euro, è un furto. Perché se avete qualche conoscenza tecnica potete andare in qualsiasi negozio di elettroforniture, prendervi materiale, scaricarvi un circuito del K2 su internet e ve lo costruite da soli con una spesa di poco più di 5 euro, come ho fatto io con il mio rilevatore, che è lo stesso circuito del K2, manca solo la parte con la pila per far accendere le lucette, i LED, che il mio non ha, perché la lancetta si muove direttamente con il campo elettromagnetico, ma per il resto è la stessa cosa. Quindi vedete voi cosa vi conviene, se la comodità di averlo già pronto spendendo tanto o di farvelo voi spendendo poco. A proposito di registrazioni, non fatevi imbrogliare da chi vi vende i registratori EVP, i cosiddetti registratori EVP, che sarebbe Event Voice Phenomenon o Phenomena, insomma, le voci di spiriti registrate. Quei registratori lì sono quanto di più squallido e impreciso si possa trovare in commercio. Sono i dittafoni che vengono usati per le interviste di corsa per strada, per registrare lezioni a scuola, all'università, o per prendere appunti vocali così di corsa. Hanno proprio un audio insignificante, insulso, con un microfonino minuscolo che ha proprio una qualità insulsa, e in più registrano in MP3, quindi già compresso, e tantissime frequenze vengono tagliate. In pratica la MP3 prende solo le frequenze centrali della gamma udibile dall'orecchio umano e tutte le altre vengono tagliate, e quindi sarebbero tutte registrazioni inutili. Se invece volete fare delle buone registrazioni, procuratevi un computer portatile, installateci sopra un programma di registrazione audio buono
ma anche solo decenti, ma anche solo il registratore di suoni di Windows va già bene. Io uso quello tante volte e registra bene, perché registra quello che viene preso dai microfoni. Quindi computer, un buon microfono, se ci aggiungete anche una scheda audio decente, con una spesa di poco superiore a quello che spendereste per il tristissimo registratore VP, invece avreste delle registrazioni davvero buone a livello professionale, dalle quali poi davvero poter ricavare qualcosa se c'è qualcosa da registrare di paranormale. Inoltre, per le registrazioni audio, è chiaro, è naturale che vogliate che ci sia più silenzio possibile per poter registrare tutti i rumori più strani che l'orecchio magari non riesce a prendere. Quindi evitate di portarvi addosso dei portachiavi che penzolano, che fanno rumore sbattendo le chiavi una contro l'altra, oppure giacconi di pelle troppo spessa che già solo con un movimento di un braccio fanno tutta la pelle che cigola, che scricchiola. Chiaro che se andate lontani in un altro ambiente è un discorso, ma se voi restate lì per il tempo delle rilevazioni e delle registrazioni nello stesso ambiente, dovete, oltre a fare silenzio voi, anche i vostri vestiti devono evitare di fare rumori, di produrre rumori, quindi vestitevi con un abbigliamento che non faccia rumore. Nelle riprese e nelle foto, quando vedete i cosiddetti orbs, non fidatevi, non credete a chi vi dice che ha visto i fantasmi, perché non sono fantasmi. Gli orbs non hanno nulla di paranormale, sono delle semplici particelle di pulviscolo, di polvere o insettini piccoli che sono a una distanza al massimo tra i 5 e gli 8 cm, non di più, dall'obiettivo, dalla lente della macchina da presa, e questa distanza è troppo piccola per metterli a fuoco, e quindi la macchina da presa li riprende come delle palle rotonde, perché questi vengono illuminati dal flash della macchina, che è lì vicino anche quello, e in più la lente è convessa e questa leggera convessità rende il riflesso prodotto dal flash contro queste particelle una palla rotonda. Tutto lì, il sensore delle fotocamere e delle videocamere li riprende come palle rotonde, ma non sono nient'altro che o insetti o particelle di pulviscolo o di umidità sospese nell'aria a pochissima distanza dall'obiettivo, in modo da non poter essere messe a fuoco. Tra l'altro, queste foto dove ci sono gli orbs sono fatte tutte col flash, anzi sarebbe molto strano se degli orbs comparissero in foto fatte senza l'uso di flash. Infatti, se ci fate caso, sono tutte le foto con gli orbs sono tutte fatte con il flash. Infine, per poter valutare una foto, questa foto deve essere fatta ad alta definizione per capire se dentro c'è qualcosa di strano, qualche anomalia. La foto deve essere ad alta definizione e con una risoluzione di almeno 300 punti per pollice. La sigla è DPI, lo trovate come DPI, che vuol dire dots per inch, e sono i punti per pollice. Sia in orizzontale che in verticale, ogni pollice di immagine deve avere 300 punti, quindi 300 pixel in orizzontale e in verticale. Con una risoluzione inferiore, quando si prova a ingrandire la foto per capirci qualcosa, viene tutta sgranata, tutta a pixel grossi così, e non dà la possibilità di capirci niente. Quindi ricordatevi di farle con alta risoluzione, almeno a 300 dpi, 300 punti per pollice. Bene, i consigli che avevo da darvi per il momento erano questi, spero di esservi stato utile, perciò seguite me sul mio canale YouTube Two Speed Music and Travels, Gianna sul suo canale La Maledita Feliz, e seguiteci tutti e due sul nostro gruppo di Facebook Urbex for Passion, dove trovate tutte le nostre esplorazioni, con anche tutte le coordinate dei posti che abbiamo esplorato. Perciò ci vediamo a settembre con una nuova serie di esplorazioni. Oh yeah!